è arrivato il nuovo Mac Studio. Dopo averci pensato parecchio, ho deciso di fare questo acquisto. È veramente un carro armato con i programmi di video editing, con il rendering dei video e indubbiamente per tutta una serie di altri programmi va che è una scheggia. Ma ho voluto fare un piccolo e tutto sommato semplice upgrade, che fosse anche esteticamente in sintonia con il design. Il Mac Studio è dotato di un ottimo sistema per la dissipazione del calore, come ci mostra il video della Apple. L'aria viene aspirata dalla griglia sottostante, dove inesorabilmente va a cadere quotidianamente un po' di polvere, che quindi viene convogliata attraverso le componenti fino alla griglia del dissipatore, dove le particelle normalmente si accumulano e devono essere rimosse smontando il tutto. Ho pensato di filtrare l'aria in ingresso in modo da non dover aprire in futuro il case per la pulizia. Ho cercato online e alla fine ho deciso di prendere questi filtri per aspirapolvere. Non costano tanto, sono lavabili e sono due, il che vuol dire che posso tenerne montato uno mentre lavo l'altro. Sono passato quindi alla progettazione, scaricandomi un modello del Mac Studio in 3D. Da qui ho cominciato a prendere le misure, creando una sorta di imbuto che contenendo il filtro andasse a chiudere la parte sottostante del Mac. Riprendendo il profilo del modello 3D scaricato, ho creato l'involucro dell'imbuto che diventa quindi a tutti gli effetti il sostegno del Mac. Ecco il sostegno con il portafiltro che andrò a realizzare con la stampante 3D. Verificate le dimensioni, sono passato al programma per la stampante 3D, mettendo il supporto capovolto. In questo modo la stampante non ha bisogno di generare materiale di supporto. Ho usato le impostazioni di stampa più veloci in assoluto. Uno strato molto alto per ogni layer, cioè 0,6 mm. Il tempo di stampa però si è ridotto a meno di 8 ore, con le impostazioni normali ne avrebbe impiegate circa 24. È la prima volta che stampo con queste impostazioni e sinceramente sono veramente molto grossolane. Non credo che le userò ancora. In questa prima fase quindi procedo alla pulitura da tutto il materiale non necessario e da tutte le sbavature della stampa. Non so ancora se questo primo esperimento sia quello giusto, sto procedendo un po' a tentativi. Provo a inserire il filtro, infatti le misure sono un po' troppo giuste. Non entra, ma di pochissimo. Con un po' di calore e di persuasione faccio in modo di farlo entrare, fino a che non si incastra alla perfezione. Sempre con l'accendino vado a scaldare le parti molto seghettate della stampa. Scaldando per pochi secondi la superficie, la plastica tende a smussare da sola le parti in rilievo. Non so a te, ma a me dà molta soddisfazione. Faccio una prova per vedere se tutto torna mettendolo sotto il Mac. Pensavo che se fosse venuto bene lo avrei lasciato così. Ma mi rendo conto che è veramente brutto. Ho pensato allora di rendere maggiormente lisce e regolari le pareti. Sempre con l'ausilio del calore, con il ferro da stiro e un po' di carta da forno, vado a lisciare tutte le parti irregolari. Mi viene un'idea, perché non ricoprire il tutto con un foglio di legno? Questo è un foglio di piallaccio usato per ricoprire i mobili in legno. È spesso circa mezzo millimetro ed è perfetto per questa applicazione. Sono partito usando quindi la colla bicomponente. Mi sembrava la scelta migliore, in quanto permette di riempire anche un leggero spessore tra il foglio di legno e la stampa in 3D. In realtà poi ho trovato una colla migliore. Con l'uso dell'acqua e sempre del ferro da stiro vado a dare la piega al foglio di legno, cercando di non spaccare il foglio. Il calore trasforma subito l'acqua in vapore e il legno si asciuga abbastanza velocemente da poter applicare la colla.
Continuo quindi con l'applicazione del legno sulla superficie. E mano a mano che vado avanti, rimuovo le parti in eccesso. Qui ho iniziato ad usare la supercolla. Mi ha dato risultati migliori anche se la superficie di contatto non è il massimo. In realtà, tra la rugosità del legno e la parte appiattita, stirata della stampa 3D, si sviluppa una buona adesione. Ecco ora un trucchetto che ho imparato su internet. L'ho sempre trovato geniale e l'ho usato in tante situazioni. Colla cianoacrilato, meglio nota come supercolla o anche attack, e bicarbonato di sodio. Il bicarbonato fa seccare velocemente la colla, creando uno spessore particolarmente solido. In questo modo riesco anche a stuccare delle piccole imprecisioni, che poi andrò a carteggiare e levigare. In questo progetto sono andato avanti un po' improvvisando. Effettivamente non avevo progettato da subito questa copertura in legno. Ero indeciso se usare dello stucco, della resina oppure solo verniciarlo e lasciare la venatura della stampa 3D. Ora che ho realizzato questo prototipo, saprei come rifarlo meglio. Innanzitutto farei prima la parte superiore, di modo da coprire con il legno la giunzione. Poi userei da subito la supercolla e correggerei anche lo spessore esterno, in modo da compensare l'aggiunta del legno. Per il momento però è ancora accettabile come risultato, perlomeno per me, pertanto non prevedo di rifarlo a breve, conserverò l'esperienza per le prossime realizzazioni. Finalmente è il momento di rivelare la venatura del legno. Un po' di olio paglierino, tipicamente usato proprio per i mobili, fa subito risaltare la venatura naturale. Ed ecco il risultato. Ad un primo sguardo dà proprio l'impressione di un blocco di legno.
è venuto abbastanza bene da tenerlo così com'è, anche se, come ho detto prima, se dovessi rifarlo sicuramente curerei meglio dei dettagli. Inoltre ho fatto anche qualche stress test sul Mac. Il filtro fa sicuramente da ostruzione alla ventola, l'aria che esce da dietro, con e senza filtro, è indubbiamente diversa. Però gioco sul fatto che la dissipazione di questo computer è studiata per il doppio della sua reale capacità. Infatti il modello Ultra ha esattamente due processori affiancati. Il risultato quindi è con temperature che non superano mai i 60 gradi, sotto completo sforzo. Mentre la ventola, da una base di circa 1000 giri al minuto, non supera mai i 1300. Assolutamente silenzioso, sono molto soddisfatto del risultato. Spero che questo video ti sia piaciuto e che abbia portato magari anche un po' di ispirazione. Per chi volesse cimentarsi, metto in descrizione il link al modello 3D. Fammi capire se questo video ti è piaciuto e se ti va, iscriviti!